Buongiorno, allora sto andando a Milano e vi porto con me perché vorrei portarvi in camerino a vedere un negozio vintage che è Humana. Humana Vintage è una catena che sostiene vari progetti di beneficenza e ha due negozi a Milano, in realtà ne ha vari sparsi per l'Italia. A Milano ce ne sono due, io andrò a quello dal Duomo per semplice comodità perché voglio vedere cosa riesco a trovare e cosa riesco a trovare soprattutto nella mia taglia. Quindi potrebbe essere che non è un camerino con voi, un camerino con me, ma un po' una ragazza grassa a comprare abiti usati vintage di un certo stile. Vedremo. Tanto vado a prendere il treno e sperando che ci sia, che non sia in ritardo, e vediamo un po'. Il primo negozio che ho visitato è quello vicino al Duomo, più comodo diciamo da raggiungere, è abbastanza piccolino ed è anche diciamo l'originale tra virgolette, non è pieno di roba, però comunque c'erano delle robe molto interessanti, vestiti, giacche, capispalla, erano in offerta le pellicce, e diviso proprio per settore, quindi abiti, camicie, giacche, maglioncini. E io ho provato due maglioncini e una camicia, mi sono basata più o meno sulle forme, quindi su abbigliamento che poteva che mi sembrava stesse come la taglia. Ho usato le etichette come riferimento, ma poi neanche più di tanto, perché in effetti poi le taglie sono state relative. Questo primo maglioncino mi è piaciuto tantissimo, era un color borgogna con del lamè in mezzo. È una maglia e con delle bellissime applicazioni che sembrano quasi ricamate tono su tono con questi fiori molto molto belli. Ha un taglio anche molto particolare ed era 100% lana, fatto in Italia, molto molto bello, molto rifinito molto bene. È una delle cose che ho guardato principalmente quando appunto provavo capi. L'altra cosa che ho provato è stato questo golfino, anche questo mi piaceva tantissimo, mi piaceva il disegno e la maglia fatta con i pallini, questo motivo decorativo molto molto carino, però non ero molto sicura perché appunto non essendoci dentro l'etichetta, non ero sicura se fosse il materiale, mi sembrava fosse lana, però non ero completamente sicura e quindi ero un po' meno decisa, ecco, proprio perché nessuna etichetta, non avendo idea bene del materiale, non lo so, ero un po' più indecisa. E poi provo questa camicia, sempre il taglio più o meno simile anni 80, quindi con la spalla abbastanza larga, abbastanza voluminoso, poi però mi viene un po' stretta sulla pancia. Mi piaceva la fantasia floreale sul scuro, molto carina, anche se era una L ed aveva un 30% di seta con poliestere, quindi... Qualche impressione sul negozio di Humana. Io sono andata in quello da Duomo, che è più piccolino, e sì, diciamo che ho trovato qualche cosina da indossare, qualche cosina, principalmente maglioni, che sono quelli che hanno più vestibilità, e degli anni 80 fondamentalmente. Le forme che funzionano per chi è un po' più grasso con taglie regular sono quelle, ma speravo di trovare un pochino di più, a dire il vero. Però un acquistino l'ho fatto. Ok, ho fatto la mia giornata in giro con le mie amiche e ho il treno tra 2 ore, quindi ho pensato che andrò a vedere anche l'altro Humana Vintage che è in zona Sant'Ambrogio, quindi andiamo a dare un'occhiata. E sì, cammino così, c'è la gente che mi guarda e io mi vergogno perché ho il telefono così. Il secondo punto vendita Humana è molto più grosso e molto più moderno anche proprio all'interno. Questo era il mio outfit of the day, come sempre. Vabbè, il cappotto in realtà. E anche qua avevano tutti i capi comunque divisi per tipologia, ovviamente. E io ho provato due cose soltanto, però sono state le due cose vincenti perché alla fine le ho comprate tutte e due. Erano tutte e due made in Italy e molto molto carine. La cosa che mi ha fatto perdere testa è stato questo cappotto, anche se ero subito un po' poco convinta dalla spalla, perché comunque è imbottita, un taglio tipicamente anni 80, bellissimi bottoni, dettagli incredibili. Il verde in realtà è un po' più verde speranza, un po' più verde acceso, qui sembra un po' più scuro di com'è in realtà, molto carino e
taglio ad A molto bello, è un po' corto di maniche, ma secondo me è anche la sua bellezza. E niente, praticamente me ne ero innamorata. Ci ho pensato su tantissimo, perché comunque appunto il taglio non è super moderno, però veste benissimo, ha una spalla molto larga, è una 44. E poi ho provato questa camicia che ho adorato subitissimo. Questa era sintetica, quindi non particolarmente pregiato col tessuto e gli mancava un bottone, però mi piacevano molto i dettagli della manichetta sbuffo e del fiocco e ovviamente della stampa che trovo bellissima con dei colori fantastici e molto molto carina. Anche questa mi sono praticamente innamorata, sebbene comunque non fosse proprio tessuti particolarmente, un tessuto particolarmente pregiato come invece è il cappotto e adoro però. E ho fatto altri danni, ho preso un cappotto, quindi è una camicia, direi che magari poi ve li faccio vedere a casa, direi che ho speso decisamente più di quello che avevo preventivato di spendere. Allora, pensavo che i prezzi sarebbero stati più bassi, quindi è un po' più costoso di quello che pensavo sarebbe stato, perché comunque non è esattamente vintage di marca, è di qualità, perché comunque il cappotto l'ho preso è di lana made in Italy, però... Le taglie sono da cercare perché io il cappotto è una 42 e poi ho preso anche una camicia, una 44, e quindi c'è da cercare, c'è da avere la pazienza di guardare. Io mi sono lasciata attrarre dalle fantasie e dai colori e poi tra quelli guardavo se mi poteva stare la roba e qualcosa è stato, qualcosa mi è andato bene, qualcosa no, e quindi vale la pena provare, dai. Sono soddisfatta. E niente, va bene, questo è stato il mio shopping vintage a Milano. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!